Ben trovati a tutti e benvenuti al nostro secondo incontro della rubrica filosofica intitolata Il Simposio. Bene, spero che il precedente incontro vi abbia fatto riflettere su alcune dinamiche che il pensatore Socrate, vissuto nel V secolo avanti Cristo, introdusse nell'Atene del suo tempo. Oggi continueremo a parlare di lui. Anche perché è bene pensare il fatto che nella storia della filosofia fu identificato come uno dei più grandi pensatori mai esistiti. Infatti, la figura di Socrate fu così rilevante che addirittura i pensatori precedenti a Socrate stesso furono chiamati presocratici. A mio avviso tale denominazione è una denominazione ingiusta perché effettivamente non rende merito della qualità del pensiero di questi filosofi che nacquero prima di Socrate e che furono appunto definiti soltanto in rapporto a lui. Ad oggi fortunatamente la questione si sta modificando, ma è da dire una cosa, che se per lungo tempo tutti questi pensatori furono denominati presocratici, ciò sta soltanto a indicare l'importanza filosofica che ricoprì Socrate. Ed effettivamente, con Socrate e con i sofisti, pensatori a lui contemporanei, la riflessione si spostò dal tema della natura, quindi della physis, all'uomo stesso, al suo modo di stare in relazione con gli altri, alla politica, all'educazione, alla comunità in generale. Ed effettivamente, come abbiamo ricordato la scorsa volta, Socrate si batté a lungo con i sofisti, si batté con forme di conoscenza che erano forme artefatte, erano forme in sé non sussistenti, il che significava che Socrate amava dialogare con le persone nella piazza di Atene e dialogando con loro era in grado di scoprire la fondatezza o l'inconsistenza della loro argomentazione. Socrate quindi andava a svelare un falso sapere. Ma quali furono gli altri metodi adottati da Socrate nel dialogo e perché Socrate credeva nel dialogo? Beh, effettivamente Socrate vedeva il dialogo non come una forma di preminenza sull'altro, non lo vedeva come un'arte applicabile nella politica. Quindi non credeva Socrate che il dialogo si tramutasse in dialettica e peggio ancora in retorica. Socrate non andava a diffondere i suoi insegnamenti a pagamento, ma i suoi insegnamenti erano per coloro che volevano mettersi in discussione. E se queste persone non erano in grado di dialogare, se queste persone non erano in grado di mettersi in discussione, vi è mai accaduto, di parlare con qualcuno che effettivamente non sta ascoltando, quindi di fatto non sta dialogando, ha già in mente le sue idee prima ancora che voi finiate di parlare? Beh, ecco, questo è vero ai giorni d'oggi come fu vero al tempo. E quindi Socrate, mediante queste domande, dava spazio all'interlocutore. Con piccoli discorsi chiedeva all'interlocutore di parlare della sua propria posizione, di argomentarla e, in una parola, di fondarla. L'obiettivo di Socrate però non era quello di mettere il ridicolo in prossimo. È vero che il dialogo socratico consta di un momento ironico, il che significa un momento in cui Socrate si finge ignorante del tema trattato dal proprio interlocutore. Ma è vero che lo scopo del dialogo socratico è quello di ricercare la verità in comune. Lo scopo del dialogo socratico è quello di far nascere effettivamente possiamo definire in maniera forse poco corretta, ma un vero pensiero, un pensiero che non sia prodotto da supposizioni, da opinioni fallaci. Ecco, vi invito di nuovo a ragionare sul fatto che nel mondo della rete, quindi nel mondo dei social, spesso vengono diffuse non soltanto fake news e quindi in un certo senso false verità che però sono in un certo qual modo strutturate. Nel mondo della rete anche noi spesso diffondiamo piccole posizioni inconsistenti, a volte presi dall'impeto, presi dalla rabbia per un determinato argomento, ci buttiamo nella rissa mediatica e formuliamo delle piccole affermazioni,
o diamo dei consigli anche non richiesti al prossimo, ma i consigli non richiesti finiscono spesso per essere dei giudizi, e dei giudizi avventati portano a volte, più che a un'argomentazione consistente, a un'opinione. Ecco, quindi è importante anche scardinare o riflettere su un concetto dei nostri giorni. Spesso si dice che le persone debbano avere il diritto di esprimere la propria opinione, ma il diritto a esprimere la propria opinione è di fatto un diritto che vale in ogni luogo e tempo? La mia opinione può essere espressa anche quando non costa di nessuna base, anche quando danneggia il prossimo, anche quando detta senza tenere conto di tutto il sapere e degli studi della storia dell'umanità. Ecco, i greci avevano un termine per definire questo, doxa. Il termine doxa significa appunto opinione, ma i greci contenevano in questo termine anche un altro valore, il fatto che questa opinione fosse priva di fondamento razionale, il fatto che la doxa quindi non si appoggiasse al logos, alla razionalità. Socrate riporta in auge proprio questo nell'Atene del V secolo, riporta in auge il fatto che un discorso debba essere argomentato e debba essere sostenuto dalla razionalità. Al termine di questo incontro, quindi tra anime, come potremmo definirlo, la persona piano piano si iniziava a mettere su un nuovo cammino, iniziava a mettere in dubbio se stesso. Ecco perché Socrate fu ritenuto dall'oracolo di Delfi il più sapiente di tutti i greci. Ebbene, Socrate stesso si interrogava su come fosse possibile questa sapienza, lui che credeva di non sapere niente, lui che appunto non si riteneva un sofista, ossia un sapientissimo. Bene, di come questa sapienza, di come lui si ritenesse non conoscitore, parleremo nella prossima puntata, e fu proprio questo che rese grande Socrate nella storia del pensiero. A presto!